insieme a Girl Scout Lanciarà. Pasqualina Sanna, buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie mille. Ma l'hashtag ce l'abbiamo oppure no? Ce l'abbiamo, lo lanciamo? Certo. E allora lunedì, mi raccomando, contro la Spagna, incorniamoli, mi raccomando. Italia-Spagna con Girl Scout Sofà. Grazie mille per avermi. Le nostre ragazze al desk sono pronte, sono cariche. Buonasera, Elisabetta Galeri. Per entrare in società, questa cosa fa intuire che l'allenatore, a meno di clamorose sorprese, perché leggo anche nomi, Deborah e altre situazioni, ma Giampaolo Obrocchi, svolta con Giampaolo. Una cosa delicata come la vicenda societaria, io non posso dirti perché lo deve dire soltanto la proprietà, queste non possono essere scoop sul fatto che venda o non venda, è una decisione. Anno di contratto, in bocca al lupo all'ex allenatore del Bari, Davide Nicola, che guiderà il Crotone in Serie A, stavi parlando. A proposito del Crotone, ecco, il direttore sportivo Orsino, mi piace a lei, a Cilli, poi per carità. Ah, giusto, brava Michela. Il follower piace. Brava, a Cilli non lo so. Non ti arriva. Sì, in tanti di loro dicono di no al Napoli, perché al Napoli purtroppo c'è un problema, che è il contratto, quindi io direi a De Laurentiis di cambiare un po' questo contratto, di lasciare gli sponsor ai calciatori in modo tale che loro ci vengano più volentieri, perché diciamo ci vengono soprattutto breve, più un'operazione concreta. Un po' più semplice e più concreta. Più concreto anche lui. Sì, forse. Di situazione tattica da rivedere per trovargli uno spazio e per non farlo diventare esclusivamente il vice Higuain. E da lì Scout Sofà sui vostri social e io mi aspetto anche te. Di più, sì. Abbiamo indovinato 45, 50, 60 minuti su 2,70. E c'è un... oh, grazie. Ciao ragazzi, mi raccomando, seguiteci lunedì ore 18 Italia Spagna, mi raccomando, sì, ma soprattutto seguiteci su Facebook e su tutti i social, condividete su Girl Scout Sofà la nostra diretta, mi raccomando, vi aspettiamo. No, piazzami un Forza Napoli, dai. Forza Napoli, vai, piazzami un Forza Napoli, perché dicono